12.500 euro è questo il bilancio complessivo delle iniziative di beneficenza organizzate dai macellai toscani di Federcarni Confcommercio a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto dell'agosto scorso. 9.000 euro sono stati raccolti nella giornata di domenica nella grande cena che si è tenuta ad Arezzo, alla quale hanno preso parte 550 persone. Altri 3.500 euro arrivano invece dalla sottoscrizione interna all'Associazione Macellai Aretina. In totale dunque 12.500 euro che saranno interamente devoluti per i progetti di ricostruzione dei centri del Reatino distrutti dal sisma. È stato commovente il clima accolto appunto dagli imprenditori, da tutti i nostri imprenditori, perché tutto quello che hanno preparato è dato gratuitamente, quindi il cibo, il vino, la manodopera, gli allestimenti, e chi non era stato contattato ci ha addirittura telefonato per chiederci se poteva dare qualcosa, quindi questo è stato davvero commovente. Io poi sono anche molto commossa perché accanto a me ho il mio carissimo amico Nando, che è il presidente di Rieti. Ci siamo sentiti subito dopo il terremoto e devo dire che l'ho sentito coinvolto, emozionato e partecipe ad aiutare tutti i nostri colleghi che sono rimasti senza lavoro e senza casa. Intanto io ringrazio tutti i cittadini di Arezzo e tutta la Toscana per la bella manifestazione che state organizzando questa sera. Abbiamo bisogno di tantissime cose perché purtroppo Amatrice è peggio di una guerra, guardate, in una guerra se lancia una bomba, se smitraglia una casa, qualcosa rimane in piedi, Amatrice è completamente distrutta. Dovete sapere che nella strada principale, nel corso principale d'Amatrice c'erano 83 attività commerciali. Se pensate che una città, un paesetto di 2.500 abitanti con il corso principale, con 83 attività commerciali, immaginatevi che livello di turismo poteva esserci. Era un paese molto imprenditoriale, 450 posti letto c'erano ad Amatrice, non esiste più niente.